Nella giornata odierna è stata inaugurata la nuova unità produttiva del gruppo Soilme, che siamo in compagnia dell'amministratore delegato Simone Trevisani per parlare di questa unità produttiva di 8.000 metri quadrati. Il significato e gli obiettivi di questa unità? I significati sono multipli, molteplici, principalmente sottolineerei l'importanza all'ambiente e soprattutto alla sicurezza degli operatori. Il secondo punto è quello della politiche nuove di produttive che si vogliono applicare all'interno dello stabilimento, per cui un cambio culturale di approccio, di processi. E il terzo è quello di una sfida che continuiamo noi a sottolineare e enfatizzare, che è quello degli investimenti in Italia e della valorizzazione delle risorse umane locali. Ambiente e sicurezza, diciamo che può essere una delle strutture quasi uniche in Italia per l'industria. Assolutamente sì, perché è uno dei pochi e rari casi industriali dove è stata applicata la geotermia con la diffusione termica a pavimento e l'alimentazione energetica attraverso i pannelli solari. Grazie a questo abbiamo ricevuto anche l'extra certificato verde da parte del gestore della rete, che ci ha permesso appunto di avere anche economicamente un buon ritorno degli investimenti. Invece investimenti per quello che riguarda le risorse locali, cosa significa? Beh, è importante perché in un momento in cui la internazionalizzazione e globalizzazione porta delle logiche di spostamento delle attività produttive, noi abbiamo voluto, attraverso l'ottimizzazione dei processi produttivi e per cui l'ottenimento di maggiori efficienze, di cambiamento della linea di montaggio, cercare quel risparmio, comunque quell'ottimizzazione dei costi nella grande specializzazione che il nostro personale ha sempre voluto e ha sempre dimostrato al gruppo. Vi siete dimostrati numeri uno per quello che riguarda il settore chiamato così crisi in questo periodo, soprattutto della vita economica mondiale. Siete forse una delle poche aziende che non ha sfruttato la cassa integrazione. Sì, noi abbiamo con sacrificio, devo dirlo, mantenuto le risorse al lavoro per tutto il 2009 e il 2010 senza cassa integrazione, perché crediamo nell'alta specializzazione del personale, per cui non vogliamo assolutamente perdere questo grande vantaggio che abbiamo rispetto a tutti gli altri.